Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari telespettatori di Teleprima, eccoci qui ritrovati come di consueto. Il lunedì abbiamo ripreso le buone vecchie abitudini con Focus Sanità. Ovviamente per la ripresa ufficiale del nostro format, che ha già visto una puntata particolare due settimane fa, infatti abbiamo presentato il convegno per il cuore delle donne, non poteva oggi che ritornare il dottor Mario Ferrante, direttore dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Ben ritrovato, direttore. Buonasera. Non ci vedevamo da un po', ci è mancato, anche se ci siamo visti poi spesso. Sì, è vero, è vero, è vero. A margine di numerosi eventi. Direttore, le cose all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta vanno molto bene, soprattutto rispetto al passato, lo dicono i numeri, lo dicono anche ovviamente i feedback dei pazienti, perché poi sono loro il primo riscontro, lo dicono i tantissimi eventi, i tantissimi convegni, le tantissime giornate che sta organizzando l'azienda ospedaliera. Sono cambiate tante cose in questi mesi, sì. Si va avanti e con tutto il suo entusiasmo. Sicuro. Buonasera. Ringrazio Teleprima per l'invito che mi ha fatto e mi fa piacere riprendere di nuovo quel Focus Sanità che molti nostri operatori vengono ogni lunedì presso la vostra televisione a dire quello che l'azienda sta facendo, quali sono le offerte di tipo sanitario, i professionisti, che cosa possono garantire nell'ambito della nostra azienda e quindi le ripercussioni che si hanno a livello assistenziale su tutto il territorio, sia casertano ma anche fuori da Caserta. La nostra azienda, l'azienda Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, che io ho l'onore di dirigere, ormai sono circa 2 anni, a maggio che io sono qui in questa azienda, sono orgoglioso di poter dire che abbiamo avuto grandissimi progressi. Ho ereditato un'azienda con molti problemi, ma oggi posso dire che abbiamo un bilancio in attivo con 4,8 milioni milioni di euro di attivo. Abbiamo l'indice di pagamenti, noi paghiamo tutte le attività che vengono fatte, i servizi e le prestazioni e quant'altro entro i 60 giorni. Quindi tutto ciò che deve essere pagato, non c'è diciamo un'attesa. Per quanto attiene a tutti gli indicatori sanitari, siamo tutti nella griglia LEA che hanno raggiunto la positività e quindi tutti gli obiettivi che quello che bisognava fare, noi come azienda abbiamo raggiunto il top per quello che necessitava nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Uno per tutti, i pazienti che vengono da noi, ultra 65 anni, per le fratture di femore, noi vengono operati entro le 48 ore e abbiamo un'attività che supera il 70%. Pensate che quando io sono venuto in questa azienda l'indice era il 20%, quindi siamo arrivati al 70%. I tagli cesari per le primipare che siamo al circa 25% e abbiamo un indicatore, uno dei più performanti della regione Campania, specialmente nel pubblico e quindi nella nostra azienda. Anche dal punto di vista della rotazione dei pazienti con una degenza media che è scesa, quindi noi facciamo tutta l'attività di pre-ospedalizzazione. Quando il paziente viene, fa l'intervento, se lo deve fare, e diciamo poi
torna a casa e viene richiamato solo il giorno che deve fare l'intervento. Dal punto di vista anche generale, abbiamo messo a punto una serie di azioni di trasparenza per l'azienda, mettendo in risalto uno che presso la nostra azienda ormai c'è una prenotazione trasparente online e ci si vede tutto in maniera tale che tutti i cittadini hanno le stesse priorità e tutti i cittadini hanno la stessa possibilità di ricovero. Abbiamo creato un percorso in maniera tale che non ci fossero discriminazioni. Sicuramente c'è ancora molto da fare, però siamo in una fase avanzata e quindi i cittadini riescono ad avere una risposta adeguata in tempi giusti e questo, diciamo, fa la differenza. A questo che è, diciamo, e potrebbe essere il punto di base, noi in questi 2 anni abbiamo nominato, io ho nominato circa 20 primari, tutti di ruolo. Quindi i primari che attualmente sono in azienda sono dei grandi professionisti che sono venuti qui a Caserta da altre realtà pure, sia interne che esterne. Cioè ci sono primari che sono stati nominati e avevano professionalità ed erano professionalità interne, ma anche professionalità esterne, professionisti che sono venuti da varie aziende di alta specializzazione che si sono trasferiti qui a Caserta. Quindi oggi possiamo dire che abbiamo un ventaglio di offerte di tipo sanitario di primo ordine, quindi i cittadini di Caserta, della provincia e anche di fuori possono venire qui, noi offriamo un'assistenza di grande qualità e quindi mi permetto anche di dire una cosa, non hanno più la necessità di fare i viaggi della speranza, cioè i cittadini casertani, della provincia e altro possono venire presso il nostro ospedale a curarsi con un'assistenza di grande qualità. Quindi questa era la lotta che io ho fatto affinché presso di noi si potessero dare risposte di alta specializzazione. A tutto questo, i cittadini che stanno frequentando l'ospedale sanno anche che abbiamo dato anche un impulso e un approccio legato anche alla comfort. Chi entra oggi nell'ospedale vede un ospedale rigenerato, anche dal punto di vista di vedere viali puliti, ingressi puliti, il verde, tutto messo a regime in maniera tale che si entra e si ha la sensazione di entrare in una struttura sanitaria in cui c'è l'assistenza, c'è un'attenzione al malato e quindi questo qui, diciamo, fa anche la differenza. Quindi noi oggi ci troviamo a tirare le somme dopo 2 anni e dire, dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, c'è stato un risanamento. Dal punto di vista dei pagamenti, chi fa prestazione per la nostra azienda viene pagato entro i 60 giorni con un indice di tempestività altissimo. Dal punto di vista dell'assistenza garantiamo, secondo la griglia LEA, al top. Per quanto riguarda le liste per i ricoveri, abbiamo fatto un'informatizzazione, quindi i cittadini hanno massima garanzia e priorità senza discriminazione. Abbiamo nominato professionisti validi che possono attrarre e possono anche garantirci di evitare i famosi viaggi della speranza. Da noi ci sono dei professionisti veramente di alta qualità. Abbiamo reparti qua la neurochirurgia che, diciamo, noi vengono dalla Caserta ma anche da fuori, l'ortopedia. Abbiamo reparti di oncologia, oncoematologia, ostetricia, ginecologia, reparti che stanno dando un'attrazione dal punto di vista dei pazienti enorme. La cardiologia ha avuto una grande ripresa da un momento un poco di grandi problemi.
Oggi posso dire che c'è un dipartimento di cardiologia, di cardiochirurgia che cammina, va forte. Abbiamo la cardiologia interventistica, vengono persone, hanno risposte immediate e c'è anche una compliance dei pazienti. Giornalmente abbiamo comunicazioni di pazienti che fanno elogi agli operatori, che naturalmente ci comunicano che sono contenti di quello che hanno avuto come assistenza, come gentilezza, come comfort, come umanizzazione. È naturale che non è che canto vittoria, dico solo abbiamo fatto grandi cambiamenti e i cambiamenti che abbiamo fatto sono sotto gli occhi di tutti, cioè quello che si vede è perché è oggettivamente così. Mi fa piacere che c'è anche una compliance, il cittadino incomincia a riconoscerci questa cosa, il piacere di venire in ospedale, vengono ben volentieri e questo per me è motivo di orgoglio. Abbiamo anche fatto un'azione di investimento sulle risorse umane. Tenete conto che oltre ai primari, dal punto di vista organizzativo, noi abbiamo dato e stiamo completando a giorni, abbiamo dato gli incarichi dirigenziali a tutti i medici che lavorano in ospedale. Ci sono circa 350 medici dal primo all'ultimo ha avuto un incarico specifico di attività a cui deve dar conto a noi e a cui anche loro devono essere legati per dare una risposta professionale di alta specializzazione. A breve faremo i nuovi coordinatori infermieristici che da anni stavano così messi. Oggi li mettiamo tutti con massima trasparenza, professionisti bravi che hanno fatto dei master di management infermieristico, persone che hanno grande esperienza e noi gli diamo giusto riconoscimento. A questo, a breve, già sono partiti i primi avvisi, faremo i concorsi per operatori sociosanitari, per infermieri, assistenti amministrativi, collaboratori amministrativi, oltre che ogni unità operativa avrà dai due o tre dirigenti medici che noi dobbiamo mettere in campo. Esempio, la cardiologia avrà due o tre cardiologi in più, gli ortopedici due o tre ortopedici in più, oncologia la stessa cosa, medicina interna, chirurgia e quant'altro. Tutte le unità operative saranno rinforzate, gastroenterologia. E quindi abbiamo fatto un ventaglio di offerta e nell'arco di circa 2 anni noi dovremo prendere circa 430 unità di personale tra dirigenti medici, infermieri e amministrativi. Quindi diciamo c'è un approccio di miglioramento che diciamo è sicuramente in un progress. Perché questo? Perché noi possiamo parlare di miglioramento quando abbiamo anche le risorse. Certo. Cioè senza risorse non si può fare nulla. Un uomo solo al comando non è niente. C'è necessità di... Io faccio la mia parte, ma ci vogliono le persone che mi collaborano affinché io possa dare il meglio. Quindi avremo risorse disponibili, faremo in modo tale che anche il personale che oggi si trova in situazioni di precariato, interinali e quant'altro, quei concorsi possono trovare risposta, possono avere una risposta sociale, di lavoro. E quindi diciamo, questo è il momento di riscatto ulteriore. L'azienda è in una fase di crescita, si sta lavorando per la qualità, si sta investendo per le risorse umane e non stiamo trascurando nemmeno la parte tecnologica. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione per prendere due acceleratori, quindi due apparecchi di radioterapia che metteremo nell'ospedale e che attiveremo insieme a altre cose che stiamo già facendo.
Assolutamente, tantissimi obiettivi raggiunti, tanti altri ancora da raggiungere. Mi faceva piacere soffermarci ancora un po' sull'obiettivo dei viaggi della speranza, perché è un motivo d'orgoglio che il paziente si senta tranquillo, sì, ovviamente a venire proprio nell'ospedale, soprattutto della propria città, senza andare fuori, con la rassicurazione che ci sono e ci saranno ovviamente ancora tantissimi professionisti, ma anche che un professionista che venga anche da fuori dica con orgoglio: io lavoro nell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sì, è proprio così, dottoressa. Io infatti mi è capitato, io non essendo di Caserta, ho incontrato alcune persone che dopo qualche anno sono tornate a Caserta, sono venute in ospedale e mi hanno detto con grande sorpresa, dice: ma io ho lasciato un ospedale in un modo, adesso vedo un ospedale completamente trasformato. Completamente diverso. E veramente io poi sono orgoglioso di questo. Il fatto che uno per tutti, mi hanno detto, dice, camminare nei viali, vedere i giardini sistemati, l'erbetta. Poi sembra scontato, sembra, ma non lo è. Sembra, ma non lo è. Esatto. Poi una cosa che noi abbiamo messo a punto da pochi giorni, che verrà inaugurato all'inizio di aprile, dal Presidente della Regione Campania, noi abbiamo messo in essere un front office bellissimo per l'informazione al cittadino. Tenete conto che un cittadino di Caserta viene presso il nostro ospedale, viene preso in carico, ci sono delle persone che l'aspettano, le vanno incontro, dopodiché viene indirizzato dove deve andare e se ha difficoltà a orientarsi, viene accompagnato per la mano nell'unità operativa dove deve avere l'assistenza. Penso che questo è un grado di umanizzazione unico. Cioè un cittadino che varca l'ospedale e viene diciamo, assistito dal quando entra a quando ritorna di nuovo per andarsene, è un grado di civiltà e un grado di umanizzazione. Un comfort anche nella struttura, vi invito a venirla a vedere, è una struttura confortevole, si entra e si ha l'idea di stare in un albergo a 5 stelle. Quindi voglio dire, questo significa avere a cuore il malato, avere a cuore il cittadino di Caserta che viene e trova risposte. Questo è quello che io ci tenevo, ci tengo. Quando uno viene in ospedale deve trovare massima assistenza. Pensate che mi inviano tutti i giorni i pazienti che vengono, benedizione per fortuna, dicendo il direttore è stato illuminato perché quando vanno a nord, ci sono persone che sono andate a Milano, a Firenze e hanno detto questo ospedale è come quello di Caserta, nel senso che noi non siamo inferiori a nessuno. Quindi quando vanno lì trovano una situazione che è similare alla nostra. Ma questo non basta. Abbiamo messo in essere, anche questa verrà inaugurata all'inizio di aprile dal Presidente De Luca, un'unità operativa di oncologia in cui noi abbiamo privilegiato, è un piano intero, persone che hanno fragilità, che hanno una malattia. Ci siamo posti il problema che quando vengono da noi devono avere massima assistenza, perché già la malattia ha fatto il suo. Noi dobbiamo invece aiutare le persone. Per aiutarle vengono da noi, c'è un'assistenza, i volontari che le prendono in carico, c'è un comfort, persino abbiamo messo una fontana zen, c'è l'acqua che scroscia e che sta lì a dare un attimo di pace e serenità. Ci sono le piante, c'è il wifi, chi si vuole collegare con l'iPad, c'è il televisore. Dopodiché all'interno abbiamo messo tecnologia avanzata, letti confortevoli, massimo igiene, pulizia, un reparto nuovo. Non solo, stiamo collegando in rete che il medico di medicina generale può prenotare tutte le attività online e vengono a fare solo le prestazioni. Quindi, voglio dire, stiamo lavorando proprio in una maniera forte. Entro giugno apriremo a piano terra 20 ambulatori per togliere il CUP da dove attualmente sta, in quanto considero l'attuale sede non idonea e si trasferirà al nuova sede ambulatoriale con 20
postazioni super arredate che si trovano di fronte al front office. Alle spalle ci sarà il nuovo CUP anche per fare le prenotazioni e una sala d'attesa. Quindi dove attualmente c'è il centro unico di prenotazione si trasferirà a un'ala nuova tutta rimodernata. Tutto convogliato lì praticamente. Tutto lì che il cittadino trova. Non solo, ma all'ingresso metteremo 20 sedie a ruote, con le ruote, che il cittadino che non può muoversi presenta la carta d'identità, si prende una sedia e può girare per tutto l'ospedale. Al ritorno lascia la sedia, prende la carta e può ritornare, e quindi c'è un approccio legato proprio al malato, in cui oltre a essere accompagnato, se serve il comfort di essere portato anche con ausili, ci saranno gli ausili per portarlo. Quindi voglio dire, è un'apertura totale a 360 gradi, che naturalmente ci tenevo di fare, perché io, diciamo, il mio mestiere è fatto, io lavoro per il malato, ci tengo molto a queste cose, ho fatto tanti rinnovamenti, ho avuto pure molte resistenze, perché molti forse adesso stanno percependo tutta la mia azione, il mio modo di lavorare per il malato. Sono passati 2 anni, adesso incominciano a trovare quello che forse a capire anche la mia mission, dove volevo arrivare, dove voglio arrivare e quello che io voglio fare. Contestualmente però vi dico pure che tutti quelli che hanno fatto resistenza o vogliono fare resistenza a cambiamento, io non ho trovato sponda favorevole nei miei riguardi. Io vado avanti come un treno, non mi fermo, e insomma le persone che vogliono fare strumentalizzazione in ospedale da me non trovano risposta. Cioè in ospedale si viene per lavorare, per dare risposta al malato, e devo dire che la maggioranza delle persone che lavorano in ospedale, a partire dagli operatori sociosanitari, infermieri, amministrativi, medici, tecnici, personale interinale, tutti quelli che lavorano in ospedale sono persone per bene. Sono persone che vanno solo organizzate, vanno seguite, ma vi posso dire che sono persone che hanno un substrato che si può lavorare. Chi è contro all'ospedale, oppure una piccola minoranza rema contro, strumentalizza, ma fanno parte del passato, ormai è una cosa obsoleta. Chi pensa ancora di fare ostruzionismo in ospedale è arretrato di 20 anni, 10, 15, 20 anni fa, una cosa che non esiste più. In ospedale si viene per lavorare, avere lo stipendio, deve essere il comfort, il malato deve stare bene e anche gli operatori devono stare bene. Punto. Tutti questi che volevano fare diciamo azioni di intermediazione, non c'è bisogno, il lavoro si fa perché è giusto che si debba fare e ognuno deve avere la giusta risposta. Questa è stata l'impostazione dell'ospedale e sono sicuro che un giorno voi di Caserta e tutti gli operatori si ricorderanno di me. Assolutamente, si posso confermare già da ora. Direttore, un altro elemento, un'altra intuizione che ha avuto ottimi riscontri è anche il sistema di videosorveglianza all'ospedale, altra cosa molto importante. Diciamo, noi abbiamo messo, quando io sono venuto in questo ospedale, tenete conto che non si capiva niente. Si entrava da tutte le parti. C'era anarchia totale. C'era anarchia totale, le persone andavano, rubavano le macchine, c'erano gente che dormiva a tutti i piani, era una cosa, non si poteva proprio, non so come descriverla. Noi abbiamo messo in sicurezza l'ospedale, tenete conto che prima che arrivassi io rubavano negli reparti, rubavano gli infermieri, rubavano i malati, non si poteva lasciare una borsetta e spariva qualcosa. Oggi è finito. Con la videosorveglianza abbiamo avuto anche i vigilanti che ci aiutano, sono fidelizzati con noi. Sta succedendo che spesso i vigilanti bloccano i ladri, questi che vanno a rubare, chiamano la questura e se li portano. Cioè, voglio dire, è in ospedale che c'è una massima sicurezza e quindi anche il malato è più tranquillo e più sicuro, e anche gli operatori,
Quindi abbiamo messo anche lì una situazione ottimale, perché chi ha già un problema di salute non si può pure preoccupare che se lascia la borsa si prendono il portafoglio o 10 euro, 20 euro, cioè è impossibile. Troviamo un modo civile che le cose devono andare bene per il paziente. Il paziente per me viene, è la prima cosa che esiste in ospedale. Cioè io vengo da una famiglia umile e quindi voglio dire, per me fare un'azione per i malati è la prima priorità. Io non è che ci tengo a fare altre cose. Io vivo nel sociale, mi piace avere a che fare con le persone. Tenete conto che io vado tutti i giorni a mangiare a mensa col personale. Chi mi vuole trovare viene a mensa a una certa ora e sto lì con tutto il personale. Quindi voglio dire, non vado a mangiare nei ristoranti a 4 stelle, a 5 stelle. Io vado a mangiare alla mensa dove mangiano gli operai, dove mangiano gli infermieri. Sto insieme a loro. Assolutamente. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo qui a Focus Sanità tra pochissimo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Eccoci qui, ritornati a Focus Sanità. Siamo insieme al dottor Mario Ferrante, il direttore dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Stavamo appunto parlando delle novità che ci sono all'ospedale, al nostro ospedale della nostra città. Direttore, ancora vari temi da sciorinare. Abbiamo parlato in avvio anche del bilancio delle prestazioni dell'azienda ospedaliera, ovviamente parlano anche i numeri, i feedback dei pazienti, come abbiamo detto precedentemente, sono aumentati i ricoveri ma sono aumentate anche le dimissioni, sono diminuiti i ricoveri dovuti a complicazioni anche in età pediatrica, abbiamo parlato anche dei parti cesarei, degli interventi al femore, c'è un equilibrio finanziario, ma soprattutto sono aumentati anche ovviamente con buona risoluzione anche gli accessi al pronto soccorso, che era un altro nodo cruciale della gestione vecchia dell'azienda ospedaliera, appunto. Sì, per quanto attiene al pronto soccorso, tenete conto che noi facciamo circa 80.000 prestazioni di pronto soccorso. Significa che noi diamo risposta ai cittadini di Caserta e anche vicino Caserta, nelle altre città o province limitrofe. Vengono da noi, noi diamo risposta.
E tenete conto che la risposta è immediata e che da noi non ci sono barelle, noi vengono. L'unica cosa è che spesso abbiamo anche ricoveri impropri o approcci impropri, cioè abbiamo il 50% dei codici bianchi che naturalmente dovrebbero andare sul territorio, vengono da noi, noi li trattiamo lo stesso, ma naturalmente con priorità differenti. Uno se viene col codice rosso è una cosa, se viene col codice bianco, che è una prestazione ambulatoriale che dovrebbe andare altrove, noi la curiamo lo stesso e con una priorità differita. Quindi voglio dire, anche lì, adesso a breve, stiamo per sistemare una TAC annessa al pronto soccorso. Quindi automaticamente il cittadino non si deve più muovere nemmeno per andare a fare la TAC, la fa a pochi metri, sta a fianco e fa la TAC. Quindi voglio dire, sono tutte azioni migliorative che stiamo portando avanti e che, diciamo, fanno la differenza. Colgo anche l'occasione per dirvi che all'inizio di aprile il Rotary Club di Caserta ci ha regalato, omaggiato, donato di 50 piante e le metteremo in tutto il giardino e abbiamo avuto l'idea di mettere su ogni pianta una targhetta di un bambino che è nato in questo periodo. Quindi su ogni vicinanza c'è una targhetta che la persona si vedrà lì, quando andrà a vedere, dice io sono nato e sto sono qui nato quella... e hanno messo una pianta per me. Quindi ogni bambino che è nato in questo periodo andrà a trovarsi con nome, cognome e la data di nascita con una pianta. Fra 20 anni o quando sarà, verrà una pianta grande e troverà la sua targhetta. Io sono nato insieme a questa pianta. Diciamo, che cos'è questo? È un modo anche di tirare dentro tutti, di far parte di un sistema. Tutto è ovvio, anche questo fa bene, perché se noi teniamo un ospedale bello, un ospedale pieno di verde, un ospedale in cui ognuno deve tenerci a questo ospedale, perché in caso di necessità l'ospedale uno lo deve trovare performante. E sappiate che l'investimento che abbiamo fatto, che ho fatto, di mettere i primari di eccellenza è quello di dire se una persona sta male trova l'assistenza migliore in quel momento. Perché se noi mettiamo persone incompetenti, lì ci ritroveremo e in quel momento non ne possiamo fare almeno. Quindi noi dobbiamo fare azione preventiva. I bravi, i buoni, li dobbiamo mettere prima. Dopodiché ci ritroviamo quando ci servono. Quindi io sono contrario a tutti i raccomandati, tutti quelli che non è cosa loro, devono fare un altro mestiere, è meglio che non vengano da noi, vanno altrove. Noi facciamo solo azioni però a favore di gente competente, perché servono gente competente per dare risposte in sanità. Bravura e competenza, niente raccomandare. Niente. Assolutamente. Direttore, tantissimi eventi, tantissimi convegni anche all'ospedale, mi piace tantissimo la sinergia dell'azienda ospedaliera con gli altri enti, col Comune di Caserta, tantissimi incontri soprattutto nel mese di marzo, di aprile, la sanità incontra la città, anche la giornata mondiale del malato con il Vescovo di Caserta, il bellissimo evento dell'8 marzo per il cuore delle donne che ha veramente riscosso tantissimo successo, con le porte aperte poi per la giornata di prevenzione all'azienda ospedaliera. Sicuramente, questa è un'altra cosa che abbiamo fatto, invece di stare fermi nell'ospedale ci siamo aperti, quindi le cose che si potevano fare per dimostrare e per dare un'opportunità ulteriore al cittadino di far conoscere quello che si poteva fare e quali risposte possono avere in ospedale. Quindi, perché la comunicazione è un elemento importante anche in sanità. Cioè, se si comunica male, se le persone non sanno le cose, probabilmente sbagliano anche a fare la domanda. Quindi la domanda deve essere anche veicolata da una conoscenza. Più si sa, più si fanno cose fatte bene. Quindi ruota tutto intorno a una buona comunicazione, chi fa che cosa, dove trovare la maggiore assistenza possibile. Insomma, è tutto che ruota e deve ruotare intorno al malato. Il malato noi lo dovremmo prendere in carico, lo dovremmo cullare e trattarlo al massimo.
Con questo ci tengo anche a dire una cosa. Noi abbiamo fatto tante cose, ma ci sono ancora tante ancora cose da fare. Non mi illudo che abbiamo fatto tutto. Abbiamo avviato un discorso di miglioramento e ci sarebbe e c'è ancora da fare tanto per questo ospedale e per questo territorio. Quindi non sono uno che diciamo pensa che di aver raggiunto il top e mi fermo a quello che abbiamo fatto. No, questo io lo vedo solo come un punto di partenza. C'è da fare ancora a migliorare, anche perché reputo che non c'è limite al meglio. Cioè, voglio dire, noi non è che possiamo pensare che abbiamo fatto una cosa bella e con quello poi viviamo di rendita per altri anni. Abbiamo fatto una cosa bella e ne dobbiamo fare un'altra ancora bella. Quindi più ne facciamo, alla fine sicuramente faremo cose pregevoli, ma sempre inerenti a problematiche, pensando che quello che noi offriamo è un servizio per persone che hanno bisogno, persone fragili. Spesso il malato si associa alla malattia il problema di risolvere come fare per affrontare la propria malattia. Noi cerchiamo di inserirci in questo contesto e di vedere, di dare al massimo una risposta alla malattia che già fa il suo. Noi facciamo la nostra parte. È verissimo, direttore, noi siamo ambiziosi, quindi la domanda è di rito. Per i prossimi 2 mesi cosa sogna per la sua azienda ospedaliera? Io conto di chiudere per giugno, di aprire gli ambulatori, aprire il CUP e la sala d'attesa per il CUP. Ok, quindi noi lo segniamo, poi ovviamente ci provo. Esatto, ci rivediamo e se non ce la faccio l'ora. Chiedo scusa, ma io ci provo. L'importante è assolutamente la volontà e il tentativo. Sicuro. Assolutamente, ricordiamo anche l'appuntamento del 9 aprile dove ci sarà questa... Presidente della Regione Campania, De assolutamente, Luca. Questa bella iniziativa con gli alberi donati da Rotary Club. Sì. Assolutamente, grazie direttore, noi siamo in chiusura, la riaspettiamo ovviamente, lo sa che Teleprima è casa sua ormai. Grazie, quindi grazie. Quando vuole la riaspettiamo, grazie mille, ovviamente diamo appuntamento a tutti i telespettatori sempre il lunedì sera alle ore 21:30 con Focus Sanità. Grazie per essere stati con noi e una buona serata, alla prossima.